Ben ritrovati al quotidiano appuntamento di Over TV, la trasmissione del Centro Servizi del Territorio delle Province del VCO e di Novara, realizzata in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del VCO. Una serie di appuntamenti quotidiani, la nostra, che ci porta alla scoperta delle conoscenze nel senso più lato del termine. Impariamo ogni giorno qualcosa di nuovo grazie ai docenti dell'Uni3. Riscopriamo abitudini che ci fanno bene con la ginnastica, ascoltiamo della buona musica e rispolveriamo vecchie tradizioni o scopriamo nuove curiosità che sotto sotto comunque ci fa sempre piacere sapere. Bene, questo per dare là a questa nuova puntata, per dirvi che cerchiamo tutti i giorni di regalarvi uno spaccato di vita che aggiunga un qualcosa in più al nostro quotidiano. E dunque scopriamo subito insieme come iniziamo oggi la nostra trasmissione. Arriviamo all'Alpe Forno, nell'alta valle di Vevero, accompagnati dalla pioggia e da un temporale. Non sempre la vita dell'alpeggio è all'insegna del sole e del caldo. L'Alpe Forno è caricato da Secondino Matli, che con i figli Gianni, Piero e Monica produce il Bettelmatt. Le mandrie sono appena rientrate dal pascolo e ci si prepara per la mungitura. Una mandria di 83 mucche da mungere. Un tempo la mungitura avveniva a mano. Sì, nei tempi avveniva a mano in quanto non c'era ancora la possibilità di avere, diciamo, la corrente elettrica attraverso un generatore che noi portiamo ogni anno qui in Alpe e ci dà la possibilità con i cinque gruppi, diciamo, che portiamo, direi, sotto le mammelle delle nostre mucche a dare una facilità di mungitura, di pulitura e anche di tempo. Mediamente, qual è la produzione di una mucca giornaliera? La media giornaliera di una mucca dipende anche, direi così, dalla gravidanza, diciamo, che si trova in Alpe, perché ci sono delle mucche che producono praticamente, direi, dai 15 ai 20 litri giornalmente, insomma, anche qualcosa di più, e ci sono quelle che, giustamente, dovuto alla gravidanza oramai vicina, tengono, direi così, a portare meno latte e danno una produzione, una media, diciamo, sempre sui 14-15 per mucca. Nelle giornate fredde e piovose come oggi, evidentemente la produzione cala. Sì, noi questa mattina abbiamo avuto oltretutto così la sorpresa, diciamo, della tormenta e del vento gelido dell'arbolo che ci ha portato una diminuzione in caldera di 50 litri di latte, che io ho notato che ho dovuto fare una forma in meno, diciamo, di Bettelmann. Quanto dura la prima sosta del Bettelmatt appena prodotto? La prima sosta sulle nostre espressorie, detto così nel nostro dialetto locale, dura praticamente dalle 10 alle 12 ore, che è una sosta importantissima per il casaro, perché in quel momento
hai la possibilità di cambiare ben 3 volte le tele e togliere la prima parte di siero che dove lentamente con una certa temperatura mite anche del locale dove si lavora il Betelmat deve essere poi diciamo così portato in un modo particolare la spurgatura. Dopodiché per forza maggiore anche perché bisogna far posto per la produzione della giornata della seconda fase del latte della sera viene portato sotto la pressa le forme che si è fatto della giornata con la mungitura del mattino. La pressa è uno strumento importante per la lavorazione, cioè per asciugare meglio il Betelmat che anche su questo oggetto resta fermo per minimo 12 ore. È importante anche segnalare che il marchio viene messo dai tecnici segnalati dalla comunità montana dopo i 60 giorni nel Betelmat. E dopodiché questo è il nostro tipico formaggio di queste zone e è possibile darlo al commercio, cioè venderlo dopo i 60 giorni. Quali sono i fattori che determinano la qualità di questo formaggio eccezionale? Ma i fattori che determinano la qualità di questo formaggio particolare, diciamo così, anche di una certa qualità, innanzitutto è la natura che offre dei pascoli meravigliosi, ricchi di flora e di tanta acqua. E qui mi riferisco un po' al nostro Alpeforno perché praticamente è proprio direi così un territorio magnifico di questa ricchezza naturale e in più se dobbiamo aggiungere come negli altri alpeggi abbiamo questa nostra grande risorsa della mutolina che dà proprio il colore direi così al Betelmat, cioè favorisce il colore diciamo sul giallognolo che è un fiore, l'erba mutolina è un fiore che si trova nei nostri alpeggi più o meno diciamo secondo anche la quantità da alpeggio ad alpeggio. Qual è la condizione primaria per fare l'alpigiano oggi? Ma la condizione primaria per fare l'alpigiano, innanzitutto bisogna crederci nei valori della montagna, nella passione del lavoro che svolge, cioè proprio tendere con quella tranquillità umana, anche oltretutto quella pazienza di essere molto calmi nella lavorazione del latte, perché il latte diciamo ha dei valori in modo particolare, io noto da Cagliata tante volte che riesco a portare a termine diciamo un frutto sempre migliore, cioè con questa grande qualità che i nostri antenati ci hanno insegnato, ci hanno anche consegnato da testimoniare ai nostri giovani che possono continuare questa attività perché è un'attività che dà tante soddisfazioni. Alpeggio della Valle Antrona, dove vive una famiglia di tedeschi senza corrente, senza televisione, senza computer, si può salire da Viganella attraverso un bel bosco oppure dalla Valle Anzasca lungo una serie di alpeggi, escursione più interessante in vista di tanti alpeggi di fronte alla Val Segnara che è dominata dal Pizzocamino, dalla Ronda, la cima più bella fra la Bassa Ossola e la Valle Strona. E poi Calasca Bagno che anticipa la Valle Olocchia, il Colle di Baranca e sullo sfondo a chiudere l'Anzasca il Monte Rosa già innevato
preludio dell'autunno e del lungo inverno. Una comoda mulattiera con una serie di tornanti molto regolari sotto faggi e conifere porta all'insellatura della colma di Castiglione. Alla colma di Castiglione da poco più di un anno è aperto un nuovo rifugio gestito da Patrizia e da Olindo. Apertura dal 15 giugno al 15 settembre. Sì, in effetti siamo aperti per tutta la stagione estiva e abbiamo 30 posti da tavola e 12 posti letto. È abbastanza frequentato dagli ussolani, sia della Valle Anzasca che della Valle Antrona, e devo dire che ci sono tanti stranieri che percorrono la grande traversata alpina stando in giro per un paio di settimane e si fermano magari qui a fare tappa, dormono, poi ripartono. Gerd Kaienburg vive da una decina d'anni all'Alpe Prei in Valle Antrona a 1400 metri di quota con la moglie Anne e con i figli. Tutto l'anno in questo alpeggio? Sì, se riusciamo di stare sempre su d'inverno, ogni tanto dobbiamo anche scendere. Quando era nata la ultima figlia, per esempio, siamo scesi in Valle Anzasca per essere più vicino all'ospedale. Ha un bel nome l'ultima figlia. Sì, Waldraut, che vuol dire amica dei boschi. I boschi e la natura sono la base della sua esperienza e della sua vita. Sì, perché la natura, che è un grande quadro dell'anima umana, ci piace averlo in vista per sapere qualcosa di se stesso, che facilmente dimentichiamo se siamo troppo staccati dalla natura. Ci racconti qualcosa della sua vita? Lei è tedesco, è venuto in Val d'Ossola appunto oltre 10 anni fa. Sì, facevamo già in Germania una piccola fattoria di 5 ettari, 2 mucche, 2 cavalli, ma c'era tanta gente che si interessava di lavorare con noi. Poi cercavamo anche nuove forme del lavorare, vivere insieme, e cercavamo un posto più ampio. E per quello abbiamo poi sentito di questa zona, tanto dell'abbandonato, siamo andati a vedere e abbiamo poi provato di fare qualcosa qui. Solo che poi quelle cose che volevamo fare insieme con altra gente sono un po' sparite, perché quell'altra gente, uno per motivi della sua ragazza, uno per altri, si sono anche andati e siamo rimasti noi, che intanto che aspettiamo altra gente che ha le stesse intenzioni, facciamo quello che possiamo fare noi come famiglia. Qui sono tante cose nel coltivare, dell'artigianato e anche studiare le musiche e cose simili. È una vita autonoma, completamente autonoma la vostra? No, siamo, intendiamo, ma questi son passi piccoli, passo per passo si riesce di coltivare di più, perché qui tutta terra è da fare,
con l'etame stagionato, con quella roba che si compone. È così, ogni anno si cerca di aumentare il posto da coltivare, ma inoltre di avere chiaro il latte della mucca e così, ma ci vuole alcuni anni per arrivare all'autonomia proprio. Alla base di questa scelta c'è una filosofia, la filosofia di Joseph Beuys, che lei ha abbracciato. Non è una filosofia molto facile da attualizzare, forse anche un po' un'utopia. Sì, ma è la utopia che ci dà, a tutti, non solo a noi, che ci dà le forze di fare la vita quotidiana. La base è che l'organismo sociale ha bisogno dei nuovi movimenti per poter fiorire. La prima cosa è staccare il reddito da lavoro. Questo primo colpo sembra di essere assurdo, ma l'idea è che la persona, per la sua dignità, ha già il diritto di essere, mi manca la parola, di avere i soldi per poter comprarsi quello che serve per mangiare, per vestirsi, per abitare. Questo è un diritto fondamentale staccato proprio dal lavoro. La maggior parte delle cose, e tutte le cose per la vita quotidiana, da mangiare e così, portiamo in spalla dalla valanzasca o dalla valantrona. Ma poi c'erano cose che non potevamo perché non eravamo basta gente. Per esempio il pianoforte, ci vorrebbe 10 persone per portarlo, che non c'erano. Avevamo dopo la scelta di farlo marcire giù, perché dove stava c'era l'umidità, o portarlo con l'elicottero, una cosa che non faccio volentieri perché è un po' contro i nostri principi, ma non è che siamo fanatici. Quello che si deve fare nel caso si fa, perché siamo a quel punto che dobbiamo aggiustarci con quello che c'è. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again to see it my way. Time will tell if I am right or I am wrong. Will you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. La musica è una componente molto importante della sua famiglia. Sì, sì, è quello che facciamo quando non siamo qui in giro per i lavori della fattoria, per dire. Stiamo studiando e preparando le musiche, dalla musica del Medioevo fino alle cose che compongo io. Abbiamo un spettro abbastanza largo. Ci diamo da fare. E tenete dei concerti anche in Germania? Sì, 2 volte all'anno andiamo in Germania a tenere i concerti, poi organizziamo già da qui prepariamo i manifesti che mandiamo poi in Germania. I suoi figli la seguiranno?
Loro sono liberi di seguire e di non seguire. Io cerco di convincerli che queste idee sono giuste, come anche cerco di convincere voi. Ci siamo, lo so, i più pigri sbufferanno, altri invece saranno già prontissimi sull'attenti per fare movimento. Insomma, è il momento della ginnastica, bisogna continuare a mantenerci in forma e farlo nel modo più corretto possibile, come con i nostri docenti che sono degli allenatori professionisti e che ci indicano gli esercizi più corretti per restare in forma tutti i giorni. Buongiorno a tutti, rieccoci qua. Oggi vi farò vedere una serie di esercizi che riguardano il nostro addome, ovvero un minimo rinforzo dei nostri addominali. Partiamo col riscaldamento, dai piedi, gambe leggermente divaricate, andiamo a posizionare le nostre mani sulla pancia, gonfio la pancia più che riesco e vado a contrarre i nostri addominali cercando di spingere l'ombelico in dentro. Ripeto. Quando gonfio la pancia è il momento di inspirazione. Quando schiaccio, butto fuori l'aria. Una decina di volte. Perfetto, dopodiché ci andiamo a sdraiare sul nostro tappetino, tappeto del soggiorno. Le gambe le manteniamo flesse, quindi piegate. E ripetiamo l'esercizio che abbiamo fatto in piedi da sdraiati, ovvero posizione rilassata, vado a schiacciare l'ombelico verso il pavimento fin quando la schiena aderisce al pavimento e rilascio una decina di volte. Posso anche mettere una mano sotto la zona lombare per sentire proprio che schiaccio a terra con l'ombelico e rilascio. Perfetto, fatto una decina di volte, andiamo a tenere il nostro ombelico attivo, quindi che spinge verso il pavimento, lo teniamo lì, andiamo a flettere una gamba al petto e ritardo il più possibile la discesa, sempre con l'addome attivato. E ripeto 10, sempre con la stessa gamba. E 10 con l'altra. In alternativa posso anche alternare gamba destra con gamba sinistra. L'importante è appunto che l'addome rimanga sempre in attivazione. Successivamente posso ripetere l'esercizio, quindi sempre l'ombelico che spinge verso il pavimento, ma a gamba tesa. E ritardo la discesa. Gamba destra. E ripeto con l'altra. Perfetto. Successivamente andiamo a rilasciare. Piego le gambe, porto le mani dietro la nuca, i gomiti sono belli aperti, lo sguardo è verso l'alto. Fletto cercando di staccare le scapole dal pavimento e ritorno. Quando salgo butto fuori l'aria e inspiro. Contraggo l'addome e rilasso 10 volte. Successivamente, con la stessa modalità, andiamo a fare un crunch invece obliquo, quindi il mio gomito sinistro andrà verso il ginocchio destro e viceversa. Anche questo una decina di volte in totale. Perfetto, grazie mille, buona giornata a tutti.
Che dire se non che siamo giunti ad un altro dei momenti topici di Over TV, è il momento musicale giusto per staccare la spina, rilassarci e cambiare pagina del nostro quotidiano. Via dunque alle sette note eseguite con maestria dai nostri artisti. Siamo in chiusura di puntata anche oggi, l'appuntamento a domani e alla stessa ora, sempre con Over TV, che dire, non faccio altro che ripetervelo tutti i giorni, ma tutti i giorni ci seguite sempre con maggior interesse, dunque io vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento a domani, ciao a tutti.